Ok ragazzacci, guardate qui che sorpresa del vostro Diablotex che vi porta la demo del nuovo gioco di Kenshiro, Ken il guerriero, giustamente sviluppato dal team di Yakuza. E quindi è una sorpresa che voglio farvi, vi voglio fare il vostro Diablotex con la speranza ragazzi che non ci siano problemi sul copyright, quindi... È anche un test questo, perché io voglio portarvi anche il gioco completo, visto che ho ordinato la versione giapponese, e quindi è un test per vedere se darà il copyright oppure no. A tra poco ragazzi, sentiamo i protagonisti che parlano qui, tutto in giapponese, andiamo! Ok, possiamo iniziare già ragazzi, vabbè, fiero, no vabbè, ragazzi io non dico nulla perché, ecco, allora, vediamo un attimino qui dove bisogna andare qui. Maremma, cosa succede ragazzi, cosa succede? Vabbè, allora devo casarmi subito oggi. Allora devo casarmi subito, ragazzi. Perché devo casarmi così? Eh? Me lo dite il perché mi devo casare così? Aspetta, gli dice anche di premere R1. Vediamo un attimino. Vabbè, il gioco è formidabile. Maremma, ragazzi. Maremma. Fantastico, fantastico. Ma non capisco R1 a cosa serve, vabbè. Ah, ecco, perfetto, abbiamo capito. Ho capito. Vabbè, il gioco è spettacolare, ragazzi. Il gioco è spettacolare, punto. Punto. Maremma. Vabbè, bellissimo. Bellissimo, vabbè, ragazzi. Da quant'è che arriva? Quando è che mi arriva? Verso il 20 marzo, non lo so. Uscirà l'8 marzo in Giappone, ma io giustamente lo voglio in versione fisica, devo aspettare. Vabbè. E là, dovete star tranquilli tutti qui. Dovete star tranquilli tutti però, eh. Oh, what the? Ok, mi caso ragazzi. Se mi caso poi succede un casino, eh. Voi dovete capire che io da piccolo cercavo di rifare anche tutte le mosse di Kenshiro, quindi... Senza che vi racconto determinate cose perché poi sarebbe troppo... Ah, devo parare gli attacchi forse, vabbè. Ero preso nel picchiare gli avversari, diciamo, ecco. Non sto capendo cosa fare, però vabbè. Ok, ho ben capito, ragazzi, ho ben capito. È un tutorial ancora per il momento, quindi... Vediamo se sto facendo giusto. Eh beh, anche se in giapponese qualcosina inizio a capire. Allora, quadrato, triangolo, L1X, vabbè. Ah no, qui forse posso fare quello che voglio, perché giustamente ora compare... l'energia sui nostri nemici. Che giocone ragazzi, che giocone. No, questo è un giocone, punto. Questo è un giocone. Molto molto bello. Eh sì. What the... beh ragazzi, qui non se la scamperanno contro Brado, tranquilli. Level up! Ecco, non capisco cosa è successo al microfono. Si è gasato anche il microfono. Level up, ragazzi, comunque. E non devo esagerare nell'urlare, secondo me, altrimenti il microfono va in palla. Ok, comunque, level up.
Vai, livello 2, ecco qui le abilità in stile Yakuza, quindi... Allora, è il bello qui ora a capire tutto in giapponese, beh, andiamo a capire. Andiamo a capire, ragazzi, qui, tranquilli. Ah, ok, abilità ottenuta, va bene. I 1000 pugni di brado, no, di Okuto, ok, va bene così. Possiamo andare avanti? Posso continuare? Ok. Ecco, la strada giustamente è questa, ma è normale che sia questa. Ah, ecco. Ci siamo già? No, non mi puoi far giocare così poco, Non puoi farmi giocare così poco. Ok. Non puoi assolutamente farmi giocare così poco. Ok, allora, il cerchio devo usare. Ok. No, ma forse devo prima... Un attimo, ragazzi, qui bisogna capire un attimino come funziona bene il nostro gioco qui, No, comunque il gioco... Ecco qui, adesso. Vabbè. E allora ditelo. E allora ditelo. Ah, ok, qui vogliono picchiare come se non ci fosse un domani, ma... State sbagliando, perché non potete picchiare Bradone qui. Eh no, mi dispiace per voi. Cos'è successo? Non ho ben capito, Ah, ok, io ho premuto qualcosina lì. Comunque è uscita quella scritta in giapponese, non so di preciso cosa dice. Vabbè, però... No, ho sbagliato. Fantastico comunque. Comunque fantastico il gioco, ragazzi. Il gioco è veramente bello. Veramente. Ci voleva un Kenny Guerriero, ragazzi, su PS4. Era d'obbligo. Vabbè, fantastico. Superbo. Magistrale, ragazzi. Magistrale. Ecco, ho sbagliato, giustamente, perché ho sbagliato. Vabbè, troppo bello, ragazzi, troppo. È troppo questo gioco, è troppo. È veramente troppo questo gioco, ragazzi. Lo voglio ora, lo voglio prima io che in giappo. Ok. Troppo. Vabbè, troppo bello. Non staccherò più di giocare. Ecco, ci giocherò a vita. Sì. È la mia risposta definitiva, ragazzi. Ci giocherò a vita, ecco, ricordatevelo. Vabbè, troppo bello, ma cosa gli vogliamo dire, ragazzi? Cosa gli vogliamo dire? Questo è un titolone. È un titolone, ragazzi, questo. Punto. Stop. Ok, facciamo la mossa finale? Vediamo un attimo. Ah, R2 lì addirittura, l'ho visto adesso. È andato? Che dite, è andato? Vediamo cosa succede qui con R2. Vabbè, allora. E allora ditelo, ragazzacci. E allora ditelo. Ok, posso andare avanti, che dite? Io direi di sì. Merito di andare avanti, di proseguire. Fantastico Bradone. Il gioco è veramente troppo bello, ragazzi. Io ho visto molti gameplay di questo titolo perché sono un super fan di Kenshiro, ma cioè questo gioco è un'altra cosa a giocarlo, altro che i filmati.
altro che video gameplay, ragazzi, è veramente un... Ho visto dei gameplay, però giocarlo è tutta un'altra cosa, cioè sono emozionato, ragazzacci, eh sì. No, vabbè, troppo bello, troppo bello. Vediamo un attimino qui. Ok. Addirittura posso già proseguire? Così presto? Così presto posso proseguire? Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Guardate un po', non ci credo. ケンシロウか。ここへ何をしに来た。ユリアを返せ。ユリアだと？忘れたのか、ケンシロウ。あの日のこと。お前の婚約者は俺のものになったんだよ。忘れたとは言わせんぞ。お前が俺にぶざまに切り刻まれ、血と涙を流しながら地面に這いつくばったあの日だ。お前は剣で俺に勝つこともできず、愛する女を守ることもできなかった。全ては余ったれたお前の考えが招いた結果だ。その胸に傷を負った程度で死なずに済んだ理由を忘れたのか。お前を殺そうとする俺をユリアが止めたからだろう。俺に一生ついていきますと泣き叫びながらな。 女に守られ生き延びた惨めな男よ。今なら見逃してやる。あの日地獄へ落ちたも同然の奴への最後の情けだ。言いたいことはそれだけか。何？俺は貴様に会うために地獄の底から這い戻った。 もう一度俺に負けるために来たのか、バカな男だ。少しはやるようになったようだな。だが俺の本気の剣はお前には見切れん。今度こそ殺してやる。 Si combatte, ragazzi, si combatte. Sarà uno scontro memorabile, secondo me. Sarà uno scontro memorabile se riuscirò a batterlo, altrimenti... Allora, senti, devi stare tranquillo, perché devi stare abbastanza tranquillo. Ok, ottimo. È il team di Yakuza, ragazzi, non può sbagliare. Sapevo che sarebbe stato un gioco... Io ve lo dico, questo gioco lo prendo in versione giapponese perché l'ho già prenotato. Ma se uscirà anche in versione italiana farò un doppio acquisto perché... Amo troppo Kenshiro e quindi lo riprenderò anche in versione italiana. Se mai uscirà, eh. Troppo bello questo gioco, ragazzi. Veramente uno spettacolo. Uno spettacolo, sì. Veramente uno spettacolo. Uno spettacolo, ragazzacci.
Ok, vincerò io, punto. E adesso vedrai cosa ti aspetta. Sì, sì. Aspetta, aspetta, Ciccio, che ora vedrai. Giustamente vince Brado, ma questo si sapeva già, si sapeva che avrei vinto a mani basse. Allora, credo che a questo punto la prima parte di demo sapevo che veniva giustamente fermata qui. Come si può vedere, l'8 marzo in Giappone l'uscita inizialmente era per oggi in Giappone, cioè per ieri, perché forse in Giappone oggi è 23, mentre qui è 22, perché lì sono molto avanti con le ore, ecco. Quindi l'uscita era per il 22 febbraio, poi rinviato all'8 marzo, però va bene così comunque, ragazzi. Beh, proviamo anche questa seconda parte di demo, vediamo un po' cosa fa fare. Beh, giustamente ha fatto giocare non molto, comunque ragazzi, una demo non è che possono farci vedere tutto il gioco, ecco, quindi già è tanto comunque. Speriamo che non ci siano problemi di copyright, perché altrimenti non posso fare nulla, ecco. お前はバット。やっぱり剣だ。探したぜ。バット。なぜここにいる。剣とサザンクロスの手前で別れてから色々あったんだよ。車は壊れるし、 奴隷商人にぶっ殺されそうになるし、その奴隷商人どもは凶王軍とかいう連中にぶっ殺されるし。凶軍だと。ああ、そうさ。俺も凶王軍に殺されそうになって逃げてきたんだよ。本当に危なかったんだぜ。で、凶王軍の後をこっそりついていったら、この町にたどり着いて、豪快に門がぶっ壊れてたから忍び込んだんだよ。 町の情報を集めてたら、ケンシロウって名前が出てきてびっくりさ。そうか。ケンこそなんでこの町にいるんだよ。ケン、だんまりはなしだぜ。俺にできることがあったら協力するよ。なぜ俺に協力したがる？そりゃさ、ケンの強さがあればなんかお得なことがありそうだし、 俺は剣より交渉とかはうまいと思ってる。町で暮らすつもりなら特に俺は役に立つと思うぜ。ここは持ちつ持たれつで前みたいに頼むよ。うーん、この町にユリアさんがいるかもしれなくて、やっぱり俺の出番だな。このバット様に任せとけ。 バット、何をする気だ？車を作るんだよ。この町なら車を修理するよりも作った方が手っ取り早いぜ。作れるのか？ああ、正確には組み立てるって意味だけどな。俺が自分の車を手に入れようとして集めた情報なんだけどさ、 この町には車のパーツを売ってる場所がたくさんあるんだ。そのパーツを集めれば車の1台や2台は簡単に組み立てられると思うんだよ。それに誰かの車を修理しても後で返さなきゃいけないだろ。そうだね。そうと決まれば早速行動だ。ケン、あっちの方にパーツを売ってる店があるぜ。 Ok, allora vediamo un po' questa seconda parte di demo. Cosa bisognerà fare? Ok, la mappa comunque è qui. Ah, ok, possiamo correre un po'. Ok, la mappa, come si può ben vedere, è strutturata a stile Yakuza, quindi io vorrei sperare di non bloccarmi, perché è fatto veramente come Yakuza, ragazzi. Però per il momento indica la direzione giusta, quindi
se indica la direzione giusta non è un problema. Poi in giapponese con il gioco completo potrebbe essere un problema, perché giustamente, allora vediamo, giustamente dicevo, è tutto in giapponese, non so magari poi dove proseguire. Vabbè, però io il gioco lo devo prendere, ragazzi, mi dispiace, non resisto, cercate di capirmi, ecco. Allora, vabbè, qui devo seguire lui. Era semplice, però il problema è quando poi dovrò andare per fatti miei, vabbè. Vabbè, si è capito che dovevo entrare qui, quindi qui si era ben che capito, allora... Ok, possiamo proseguire, sì. Forse bisogna proseguire qui, non so cosa dovrei acquistare, fare, boh. Non devo fare nulla? Vabbè, a questo punto allora me ne vado, tanto se non bisogna far nulla posso tranquillamente uscire, no? Vediamo un po' se è così, vediamo un po' se è così. Sembrerebbe di sì. Eccola, bisogna andare qui. Non ho ben capito perché mi fa fare tutto il giro di questi locali per poi non far nulla, però. Ok, credo che anche da qui posso andare via, da come ho ben capito. Ho capito che purtroppo devo andare via anche da qui, vabbè. Dove andiamo? Ok, ora andiamo lì. Calmi, eccolo qui, perfetto. Forse dovrò guidare la macchina qui? Non lo so, la macchina, beh, il fuoristrada, chiamatelo un po' come volete. Parlano un po' poco questi, non ho capito perché. Credo che adesso bisogna combattere, ragazzi. Credo che bisogna combattere. Credo proprio di sì. E beh.
sì, ora combattiamo, non c'è problema. Io voglio combattere, qui che ci divertiremo, quindi... È qui che ci divertiremo, ragazzi, a combattere adesso. Perché ora voglio combattere. Qui Kenshiro è di livello 12, quindi... Ecco, però devi stare tranquillo, ciccio bello. Devi stare bello che tranquillo, altrimenti... Ecco, poi ti fai male, vedi? Capisci poi che cosa succede? Capito poi cosa succede, ciccio? Ah, ho preso grado B. Quindi qui ho già ben capito che bisogna prendere anche i gradi di alto tipo A, S. Ho già capito. Ho ben che capito, ragazzi. Ok, ora devo tornare qui. Ora si torna qui per vedere cosa bisogna fare per continuare, sperando che non blocchi la demo tra poco, Ma io questo non posso acquistarlo, non ho crediti, inutile che non posso acquistarlo, ciccio. Perfetto. Ok, vediamo un attimino cosa bisognerà fare per continuare. No. Ok, allora, ora bisogna proseguire in questa direzione. Comunque è strutturato come Yakuza, ragazzi, perché la mappa è stile Yakuza, come si può ben vedere. Spero solo di non bloccarmi, perché giustamente in giapponese è un po' più incasinata la situazione. Però io il gioco lo prendo, quindi ho già bello che prenotato, va bene così, ecco, va benissimo così. Perfetto, allora vediamo un po'. Dite che bisogna andare qui, ragazzi. Dite che la direzione sarà qui. No, ma indica che c'è ancora qualcosa. Allora devo parlare con qualcuno. Devo parlare con qualcuno ancora, perché indica ancora qui. O devo parlare ancora con lui. Vediamo un attimino. Oh no.
Non so neanche cosa ho detto, ragazzi. Che in giapponese, giustamente, non chiedetemi cosa gli ho risposto, perché non lo saprei. Non lo so e non lo saprei, ecco. Si combatte, si combatte. Bello, così mi piace questo gioco. Dai, vediamo un attimino qui, su. Ottimo così, Bradone, andiamo, andiamo. Vai che ce ne sono altri, ce ne sono altri. Ah, solo altri due, perché così pochi? Ora che volevo divertirmi, vabbè. Volevo divertirmi, ragazzi, va bene così comunque, dai. Ah, posso chiedere anche aiuto? Avete capito, ragazzi, cosa ho scoperto, eh? Sempre grado B. Non capisco il perché, vabbè. Lo capiremo più avanti, forse. Con il gioco completo, questa è la demo, quindi... Ah, ecco qui, ora ho preso crediti... Volete vedere, ragazzi, che ora come ho preso i crediti devo tornare indietro? Sapevo io, devo tornare indietro nel negozio per comprare. Lo sapevo io che era così. Ok, qui bellissimo così, ragazzi, bellissimo. Ma sì, combattiamo. Ma combattiamo, anche se sei di livello 13, non fai paura a nessuno, neanche ai polli, figurati. Ma figurati. Ecco, ora ci divertiamo. Ora ci divertiamo così. Ora ci divertiamo. Grado A, ragazzi. Attenzione, grado A qui. Grado A. Allora, via, andiamo. Andiamo ad acquistare. Ma sapevo che era così, ragazzi. Io, come ho visto che ho preso 55.000 crediti, già sapevo che sarei dovuto tornare qui. Sapevo già che sarei dovuto tornare qui, per forza. Eccola qui, vabbè. Diciamole tutte qui. Ok. Ah, qui per acquistare forse bevande energetiche, forse. Non saprei, la butto lì. La butto lì, non è che... E qui è per uscire sicuramente. Veramente molto bello questo gioco. Dicevo, veramente molto bello, veramente molto bello. Ho sbagliato io, ragazzi, che avevo interrotto il microfono, tranquilli, tranquilli. Veramente molto bello, anche se credo che oramai la demo sta per concludersi, perché stiamo giocando da un pezzo e non credo che ci farà giocare ancora per molto. Giustamente ci devono far restare con la voglia di aspettare il gioco, e beh... Possiamo anche capirli che fanno così, no? Ah no, ci fanno giocare un altro po', non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi, ma ci fanno giocare ancora. Ci fanno giocare ancora. Posso guidarla? Vi prego, fatemela guidare e poi potete anche interrompere la demo. Ah, ho fatto giustamente, ho completato la missione. Ho completato la missione, 5.000 punti, ok. Mi fai continuare? No. Sarà un po' incasinato fare questo gioco, ragazzi, in giapponese. Io sono consapevole di questo, ma...
l'ho già bello che è preordinato, anche se ci perderò ore e ore per scoprire la strada e quello che devo fare, lo farò. Ah, c'è anche una bella gara da fare. Allora, acceleratore e freno sarebbe... Ah, c'è il turbo. Anche una sorta di Need for Speed, ragazzi. Allora, come si guida il veicolo? La giocabilità di guida a primo impatto non mi piace granché, vi devo dire la verità. A primo impatto, poi magari se ci prendo un po' la mano, perché giustamente bisogna abituarsi, no? Vediamo un po' se riuscirò a vincere la gara, anche se la vedo un po' complessa qui la situazione, perché non è affatto semplice, ok. Wow. Che bordello qui, ragazzi, che bordello. Bisogna prenderci la mano qui, ma bisogna fare anche delle ottime gare, quindi veramente fantastico questo gioco. Vai, sono arrivato primo, non ci credevo. Ok, sono arrivato in prima posizione, va bene così, diciamo che va bene poi, insomma. Ma la demo continua ancora? Continua ancora la demo? Non lo so, non saprei, vediamo. No. Ecco, io adesso non so veramente cosa fare, vabbè, premiamo un po' tutto. Bisogna premere un po' tutto qui, no? Qui cosa sarebbe? Una modalità... forse libera. Però non so se la direzione giusta è questa, insomma, ecco. Forse devo catturare questi, eh. Non ci metto la mano sul fuoco, però... Ok, che cosa succede ora? Cosa dovrebbe... Ah, ecco! Fantastico, fantastico! Forse ne sono un po' tanti? Ho esagerato questa volta, sì. Questa volta credo di aver esagerato. Credo proprio di aver esagerato questa volta. Ho esagerato, sì. Ne sono un po' tanti, però... combattiamo, perché comunque ci serve per salire di livello, quindi... Però il gioco promette veramente tanto bene. Veramente promette molto bene. Sì, sì. Non ci resta che aspettare marzo adesso e... Purtroppo la cosa sarà che mi arriverà quasi insieme a Ni no Kuni 2. Poi sarà un casino per dire, ma cosa gioco adesso? Perché anche Ni no Kuni 2 l'aspetto con molta ansia, quindi... Fantastico, ragazzi, fantastico. No, vabbè, veramente bello come è fatto il gioco. È fatto veramente bene. Poi la giocabilità è... Ragazzi, va veramente benissimo. I combattimenti sono ben strutturati. Vabbè. Il team di Yakuza non può sbagliare. Non può sbagliare su questo campo. Eh no. Non può assolutamente sbagliare. Comunque la demo fa giocare abbastanza, devo dire. Devo dire che come demo non ci possiamo lamentare. Non ci possiamo affatto lamentare, ragazzi. Eh no. Eh no. Ne sono un po' tanti da battere, però adesso tranquilli che li faremo fuori uno a uno.
senza troppi problemi. Ecco, ora ci divertiamo alla grande. Ora ci divertiamo alla grande qui, ragazzi. Ora veramente sarà un divertimento senza freni ora. E beh, mi sono tolto anche la maglia, quindi sono un po' più potente, diciamo, no? Mi sono un po' gasato, ecco. ci voleva questo gioco. Questo gioco ci voleva, ragazzi. Ci voleva. Basta, devo alzarmi. Devo rialzarmi, grazie. Grazie a tutti, datemi un po' di spazio, così. Vai, così, ottimo bradone. Sì, vai, andiamo. E andiamo. È finita la battaglia, che dite? Cosa dite? No, non è finita, ecco. Non è affatto finita, purtroppo. Ok, ottimo così, vai. Diciamo che ci sono un po' di nemici da battere qui, ce ne sono un po'. Ce ne sono giusto un po'. Ok, ora mi diverto. Ora mi diverto, ragazzi. Ora mi diverto. Io mi diverto, non so voi, ma io mi sto divertendo, quindi... Sarà finita la battaglia, credo. Forse era l'ultimo. Forse era l'ultimo, non so. Non so. No, non era l'ultimo. E dove va questo? No, aspetta, ditemi. Aspettate, ditemi dove va questo. Ma vabbè, ho preso un grado C. Grado C, un po' poco, ma va bene, dai. Ci accontentiamo. Ci accontentiamo. Solo che io adesso, sinceramente, non so da che parte andare. Vediamo un attimino qui, C'è ancora qualcosina da fare, ma non so se... Ma possiamo combattere con tutti questi, dai! Così si va avanti all'infinito, ragazzi. Si va avanti all'infinito. Vabbè, facciamo che dopo magari questa battaglia fermiamo la demo. Facciamo solo questa battaglia e poi concludiamo la demo insieme, ragazzi, ok? Perfetto, vai. Queste ultime battaglie le facciamo perché comunque mi piace combattere, allora le faremo, ecco. Perché magari sarebbe una sezione dove si può andare a livellare, ecco. Non è detto che sto facendo la direzione giusta, quindi magari non finiamo per adesso. Allora tanto un po' il gioco l'avete visto. Vi siete dati un'opinione, insomma, su quello che avete visto. Credo che ora potete dire anche la vostra. Quindi io spero che vi sia piaciuto questo gameplay, perché è una sorpresa che vi ho fatto senza dirvi nulla, senza avvisarvi, giustamente, perché voi sapete che Brado qui fa le cose senza... All'improvviso arrivano le sorprese, ecco. Vabbè, il gioco è veramente bellissimo, ben strutturato, fluido, giocabilissimo, i combattimenti sono fatti bene, sì sì, beh, un gioco che merita veramente tanto, ragazzi. Merita e merita veramente tanto. Ecco, ne sono un po' tanti, un po' da battere, però almeno... Si combatte, almeno non ci si annoia, diciamo, ecco. Ecco, ora mi diverto, ragazzi, qui. Ora mi diverto, e sì, guardate che bello. Peccato che dura poco, dura veramente poco, altrimenti ci saremmo divertiti un po' di più. Ok, via. Il gioco è fantastico, superbo, un Kenshiro veramente in grande forma.
Non so se per me è stato un bene, ragazzi, provare questa demo, per il semplice motivo che ora mi resta la voglia, ho più voglia ancora nell'aspettare il gioco completo, quindi io a volte per quello non provo molte demo, perché poi mi resta la voglia e devo aspettare adesso un mese, leggermente forse meno di un mese, però manca ancora un po' per avere il gioco tra le mani. Che bello, dai che vi abbatto tutti. Ok, questi continuano, insistono più che altro insistono loro. Ma che bello Kenshiro. Come devasta tutto, ragazzi. Kenshiro. Ecco, ora credo che siamo al termine, sì. Eh sì, direi proprio di sì, ragazzi. Vabbè, grado C anche qui, ma non ci interessa affatto. Ok, qui tanto è una sezione, diciamo, open, uno stile di una sorta di open world. Quindi io a questo punto tornerei in città, magari. Tornerei in città per vedere se devo continuare qualcosa lì oppure. Il gioco è veramente bello, perché è bello per essere bello. No, qui dobbiamo. Ecco, non vorrei che mi dia il copyright, ragazzi. Non ho fatto caso che c'era anche la canzone cantata lì. Meglio non rischiare. Cosa facciamo? Torniamo in città, ragazzi. Ma sì, torniamo in città, vai. Torniamo in città, perché ho capito che bisogna fare così, forse. Vediamo a livello di caricamenti la demo com'è messa. Vediamo un po' a livello di caricamenti. Ma insomma, ok. Vediamo un attimino queste altre scritte qui cosa fanno. Ah, qui forse spiega i comandi, ok. Ma non vorrei che forse si può anche potenziare la nostra macchina qui, perché potrebbe anche essere. Cosa succede ora? Cos'è? Ok, ragazzi, qui si conclude la demo. Io spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like. E poi cercherò di portare, se non ci saranno problemi di copyright, il gioco completo per marzo. Ciao a tutti dal vostro Diablotex. Lasciate un like ed iscrivetevi sul mio canale. Ciao!